oggi facciamo pasta alle vongole e gamberoni al profumo di agrumi. Per prima cosa un po' di olio nella padella. Con i gambi del prezzemolo. E l'aglio. Una volta insaporito togliete i gambi del prezzemolo e l'aglio. A fiamma vivace fate aprire le vongole. E coprite. Lavate e sgusciate i gamberoni e togliete il filo nero. Appena saranno aperte le vongole, unite i gamberoni e sfumate con il vino bianco. Grattata di scorza d'arancia e scorza di limone. Una volta cotte, filtrate l'acqua. Tenete da parte i gamberi e l'acqua filtrata. Sgusciate una parte di vongole. Filtrate di nuovo in una padella l'acqua delle vongole. E fate cuocere la pasta in acqua salata. Aggiungete la pasta al dente nell'acqua delle vongole, con poca acqua di cottura della pasta. E la fate finire di cuocere. Una volta fatta la cremina, aggiungete le vongole, i gamberoni e prezzemolo tritato e un filo d'olio alla fine. Impiattate e servite. Con mandorle tritate. Lavate e pulite i calamari e li tagliate ad anelli. E tagliate anche i tentacoli. Mettete l'olio in una pentola. L'aglio, un'acciuga sott'olio, la lasciate sciogliere a fiamma bassa, dopodiché aggiungete il prezzemolo tritato. Una volta fatto insaporire, unite i calamari. Alzate un po' la fiamma e mescolate. E li lasciate cuocere coperti qualche minuto. Dopo 5 minuti li sfumate con il vino bianco. Alzate la fiamma e fate evaporare l'alcol. Una volta evaporato l'alcol, unite i pomodorini. E la passata di pomodoro.
e regolate di sale. Coprite e fate cuocere a fiamma media mescolando di tanto in tanto. Dopo 30-40 minuti abbiamo fatto cuocere i calamari a fiamma medio-bassa, spengiamo e portiamo in tavola. Ho cotto il polpo per 40 minuti e dopo l'ho lasciato raffreddare nella sua acqua. Tagliamo le zucchine e le facciamo a fettine. Grigliamo le zucchine. Dopo qualche minuto le giriamo. Tagliamo il polpo. Aggiungiamo il sedano, la carota, i pomodori, le zucchine grigliate, le olive nere, il prezzemolo tritato, aggiustiamo di sale,
qualche giro di olio. E succo di limone. Prepariamo insieme le cozze in guazzetto. In una pentola mettete l'olio e aggiungete un trito di aglio e prezzemolo e lo fate soffriggere a fiamma medio-bassa. E un po' di peperoncino se vi piace. Che profumino in tutta la casa. Schiacciate pomodori pelati. E li aggiungete al soffritto. E un pizzico di sale. Mescolate e coprite. Dopo circa 15-20 minuti aggiungete le cozze, lavate e pulite. E coprite. Dopo circa 7-8 minuti le cozze si sono aperte e sono pronte. Servite il guazzetto con del pane abbrustolito.